La Guardia di Finanza ha portato a termine l'operazione Neanderthal, cominciata il 29 dicembre scorso, con il ritrovamento di numerosi reperti in un magazzino di via Nizza a Savona. I reperti questa volta provengono dal Finalese, da persone ritenute fornitrici dell'Indiana Jones savonese che trafficava in anfore, vasi e coppe romane e fenice, reperti preistorici africani e non, ossa di animali. L'ordine di sequestro è venuto dal sostituto procuratore della Repubblica, Emilio Gatti. L'operazione Neanderthal ha preso le mosse nel novembre dell'anno appena passato e si è rivolta verso un soggetto di Savona che abbiamo individuato, che collezionava e commerciava reperti archeologici e resti umani, e reperti quindi paleontologici. Successivamente alla perquisizione effettuata verso la fine di dicembre abbiamo sequestrato diverse documentazione oltre a reperti di indubbio valore. L'esame certosino della documentazione cartacea che è stata appunto sequestrata e una penetrante azione sui supporti informatici, abbiamo sequestrato anche un computer infatti, e oltre a diversi dischetti, ci ha permesso ora di individuare alcuni dei fornitori di questo signore di Savona, e abbiamo quindi eseguito un certo numero di perquisizioni nella giornata di ieri che si sono concluse con il ritrovamento dei reperti che vi abbiamo appena mostrato. I responsabili sono stati tutti denunciati a piede libero alla magistratura, in quanto i reati che sono ascrivibili non prevedono l'arresto obbligatorio.